Non credo ci sia da fare alcun tipo di scusa, credo ci sia semplicemente da prendere atto, uno, che la trasparenza non è proprio il forte di questa giunta comunale, perché anche ieri ho letto così sommariamente le difese dell'assessore Sacchi che parla di bonifici fatti, di fatture fatte, ma non ci sono i documenti. Il capogruppo Draghi ha chiesto al comune di avere i documenti di quella missione, non con un accesso agli atti, con due accessi agli atti, chiedendo anche una precisazione. E i documenti di cui parla Sacchi non stanno in quelli forniti, quindi se esistono erano rimpiattati da qualche parte, forse è pure peggio che non averceli forniti all'inizio. Poi comunque ci sono ancora delle lacune, c'è per esempio il fatto che la tassa di soggiorno il Comune di Firenze continua a pagarla per due persone, Sacchi sostiene che l'altro era ospite a spese sua. E la terza poi non capiamo perché se il Comune di Firenze va in una missione istituzionale, in realtà poi si scopre che vanno alle cene di sostegno alla candidatura del sindaco di Parigi. Anche su questo si balla in trasparenza. E poi il secondo aspetto, pietà, faccio un appello, non faccio più il consigliere comunale, ma che una volta ogni tanto questa giunta, la giunta Nardella, impari a rispondere politicamente. Ho letto l'ultima, l'unica risposta che hanno saputo dare è vi querelo. No, dateci una spiegazione. Sia un'accusa un po' omofoba su questo terza persona. Sull'omofobia io non so neppure se è uomo o donna, perché abbiamo mostrato soltanto il nome di battesimo, che è un nome che per l'appunto in Italia è un nome maschile, in Francia è un nome femminile, quindi non credo sia questo il tema, non è, anzi non è questo il tema, il tema è un altro, il tema è che tu puoi portare nonni, babbo, mamma, zie, cugine, nonni, parenti, uomini e donne, se hanno un senso nella missione istituzionale. Ha mostrato un bonifico a cui non c'è, per cui non c'è né una fattura, né ci ha spiegato come mai però il Comune di Firenze pagava la tassa di soggiorno. E poi c'è un altro tema, io non capisco come mai se un consigliere comunale chiede dei documenti su una missione, questi documenti non vengono consegnati. Cioè la maggioranza cede a degli atti differenti all'opposizione a Palazzo Vecchio, quindi mi sembra che di temi ce ne siano ancora molti. Tra questi non c'è l'omofobia, perché ripeto, credo di aver capito che fosse un uomo, ma io l'ho scoperto ieri sera. Poi non cambia niente, una camera doppia. Se chiunque abbia dormito con un amico durante le vacanze è omosessuale, allora siamo tutti omosessuali, perché io ho dormito con decine di amici maschi in camere doppie durante le vacanze.